Bella ragazzi, sono Beowulf e se oggi torniamo su Dates Gambit. Mentre non registravo sono tornato indietro per controllare ciò che avevo perso, sono riuscito a recuperare un paio di oggetti ed anche a scoprire un terribile cavaliere che ci ha fatto il culo in un paio di circostanze, uno di quelli palesemente da affrontare più in avanti. Gli oggetti nella fattispecie sono questa aura di sangue, le mosse finali delle combo recuperano il 5% di vita se la vita è superiore al 70%. Uno spirito vampirico risucchia il sangue versato e condivide una parte delle sue proprietà con curative, insomma una figata. Ho preso anche un mantello che ho prontamente indossato, il mantello del fanatico, vitalità più 4. Mi avete poi fatto notare che lo sblocco dell'abilità in basso a sinistra rende la posizione del pad un filo più scomoda, ve l'ho spostato spero di posizionarlo in maniera più adeguata. Parlando con le persone presenti in questo hub una seconda volta, ho scoperto alcune cose su mia madre. A quanto pare mia madre era uno di questi guerrieri. Direi di esplorare qua a sinistra, ragazzi. Oh, ciao Chest. Era uno di questi guerrieri e noi non sappiamo che fine ha fatto. Allora, in teoria, insistendo tantissimo, sta Chest la potremmo anche rompere. Ma ci vuole una vita! Ok, sapete che vi dico? Scusate, abbiamo 493 anime. Io direi, riposiamo, ragazzi. Allora, possiamo fare 3 livelli. Oh, questo ci piace, 3 livelli ci piacciono. Allora, ragazzoni, non sapendo ancora, considerando che queste due statistiche le ignoriamo bellamente, ragazzi, ma proprio bellamente, in teoria dovremmo concentrarci su vitalità, resistenza e una tra destrezza e forza. Per come è stato il nostro starter, l'ideale sarebbe la destrezza. Però io per adesso preferisco mettere 2 punti alla resistenza e 1 alla vita, perché crepiamo sempre male. Va bene così, va bene così. Dicevo, possiamo andare dove ci pare, esploriamo la parte in alto a sinistra e vediamo dove ci porta. Allora, se ti abbattiamo subito, ciao. Questi qui vanno abbattuti a distanza. A te ti esplodono malissimo. Come siamo scarsi con l'arco, come siamo scarsi. C'è già qualcosa là, E invece volevi. Ah, l'arco non è male, il problema è che mi è comunque scomodo. Ma io come ti piglio? Forse posso fare così? Ciao. Forse posso fare così? No. Però ci sono questo arrivato. Non so se avete notato che dando un colpo... Ah, per quanto! Dando un colpo si riesce a saltare un attimino meglio. Per quanto. Vabbè, ragazzi, spero ci sia un secondo salto, robe del genere. Qua dove andiamo? Perché è necessario. Ciao, guerriero con la lancia, cattivissimo! Dove vai? Allora, io l'ho abbattuto, il problema è che siamo anche... Ecco. Siamo anche usciti nel frattempo. Mamma mia la nuova resistenza, ragazzi. Mamma mia la nuova resistenza che ci permette di fare. Ok. Quanti siete? Oh, non me l'aspettavo. Oh, ma ha aperto un passaggio qua. Attenzione. Raccogliamo il sangue. Ah, forse scendevo sotto nel corridoio. Mi sa di un trappolone incredibile. Però vedo un tomo e un oggetto che a noi interesserebbero. Quindi io direi che scendo. Mamma mia. È un trappolone incredibile. Ok, signori. Qua la situazione non è buona per nulla. Hop. No, Siamo caduti male. Ok, la nuova resistenza è fantastica e non ci piove. Solo che siamo caduti malissimo, lì dobbiamo tornarci assolutamente. Oh, ma che punto è? Che punto sei tu? Ciao!
Ovviamente ti piglio, non so cosa ho preso, ragazzi. Ovviamente ti piglio, a me non so cosa ho preso. Leggiamo l'iscrizione. Attacca durante la caduta per planare brevemente. Usa le strategie per suoi ampi spazi vuoti. E infatti sì. Ah, è quello che avevamo. Oh, mamma mia! È quello che avevamo scoperto prima. Ok, va bene, va bene. Vabbè, io in teoria qua posso fare così. Ok, ma io voglio vedere cosa. Aia! Cosa c'è qua sotto? Stavo dicendo. Se mi facevi i fatti miei era meglio. Oh, ciao, gambali imbottiti. No! Dannazio. Perché a te non ti posso attaccare? Ok. Facciamo attenzione un attimo, grazie, io salirei, salirei, salirò e salirò, ok. Ade! Porco demonio! Ah, lì sopra è un problema. La presenza di quei simpaticoni è un problema. Curiamoci perché sì. La presenza di questi simpaticoni impone un'attenzione archesca. Riesca a farmi inseguire, tipo? Secondo me no. Secondo me facciamo una brutta fine, eh? Ah, sì che riesco. Ah, che male. Che bottarella. Che bottarella che ci è andato. Però siamo riusciti ad abbatterli. E questo è imbottante, ragazzi. Questo è imbottante. Ok. Ok. Tomo degli incantesimi più 2. Abbiamo trovato la nostra prima arma incantata. E non ce ne facciamo una cotta fava, ragazzi. Perché è un tomo. E ne abbiamo detto che la magia non ci interessa. Oh yeah! Va bene, vediamo che c'è di qua. Arciere, mi scusi lei. Le frecce esplosive non me l'aspettavo. Ok, va bene così. Va bene così. Che posto buio! Che posto buio! Una panacea contro ogni male! Si va anche qua sopra, però io vorrei esplorare un attimino di qua. Ragazzi, quest'area è immensa. Quest'area è immensa. E qua secondo me muoio male. Fammi un attimo una cosa, va. Intanto ci diamo una curetta. Saliamo un attimo qui sopra. Scherzavo. Non saliamo un attimo lì sopra. Siamo costretti a andare di qua. Ma vediamo se muoriamo male o se c'è un'altra area. Ciao, lumacone. Ma tu chi sei? Non ci capita spesso di avere visite. Sei venuto a vedere che fine ha fatto il povero Alistar? Non ho più idea di chi tu sia. No, qui la nostra fama è declinata. Che posto è questo? Non sei qui per noi e non conosci neppure questa sorgente. Di solito le persone rischiano la propria vita, hanno bene in mente la loro missione. Glielo diciamo? D'accordo. I fiori che tengono nutrimento a quest'acqua curano varie malattie se raccolti e trattati adeguatamente. Utili, posso averne un paio? Va bene. Grazie. Oh yeah baby, questo è proprio un oh yeah. Comunque qua mi sa che poi vediamo se si cade. Intanto io direi di prenderci questo tomo. Qui abbiamo il tomo contro un boss. Ho visto che i tomi vengono riassunti qui sopra. Gaian dimenticato, figlio di Gaia, ridotto in schiavitù per servire la prima e ultima misura difensiva di Cyrodiil. Gran parte di Gaian è rimasta dormiente per generazioni, oggetto di esumazioni e autopsie da parte di chiunque avesse i mezzi per condurle. Che figata! Ok, non si cade qua, perfetto. Qua direi che se saliamo, magari andiamo. Ho visto una cosa che non mi piace. Ho visto un cavaliere che non mi piace, va, eh. You know not what you're interfering with. Non sai con cosa Is it stai revenge interferendo? you Sei in cerca di cursed vendetta? relic?
is a monument of wars long before the great expeditions were ever celebrated. What hope do we mortals have against such foes? How many more must die in the names of their kings? I will put an end to it all. Now, retreat or die. Death, then. Come, I will honor your sacrifice. Posso dire che non ero pronto a questa fight? Vabbè! Vabbè! Aia! Porca miseria! Ah, di solito più sono grossi e più rumore fanno quando cadono, si dice. Oh, che male, che botta che cupress. Lo so che mi è caduta la piuma, però porco Giuda, gioco, mi metti così una boss fight? Sarai stronzo, no? Direi che possiamo continuare allegramente l'esplorazione. Comunque, dopo che l'ho fatti sfogare, abbiamo una breve finestra dove poter far danno a questi cosi. Scusatemi, io sono quasi convinto di arrivarci e invece... Ah, ragazzi, abbiamo esplorato malissimo quest'area, ammettiamolo, senza troppi patemi. Ok, la resistenza è stata... E io qua mi scordo perché sono un pirla. La resistenza è stata alzata decisamente bene. Tu ci crepi male, soliti gambali imbottiti. Oh, porco Giuda! Non ho controllato minimamente i nostri punti vita. Minimamente! Non riclaim i tuoi phoenix plumes at my idol if you've lost them. Grazie morte, ma perché parli improvvisamente solo in inglese? Mi scusi. O meglio, perché il test è solo in inglese? Non avete visto questo gigante qua dietro? Quanto non mi garba. Allora, tu esplodi? Grazie. Scusi lei, bravo. Per un pelo. Famo il solito tentativo qua. Famo due soliti tentativi qua. Ah! Lo scudo della tutela. Ci siamo arrivati. Chi la dura la vince. Allora, richiede 5 di forza, C di robustezza. Il nostro B di robustezza comunque meglio. B di robustezza. F di robustezza. Va bene, va bene, va bene. Ce l'abbiamo fatta, eh? Ah, particolarità di questo gioco, nel caso non l'avesse notato, abbattiamo questo ragazzotto, è che noi non perdiamo le anime quando moriamo. Ah, stardi. Oh, porco Giuda, ma avete visto la vita che abbiamo? Non so se l'avete notata. Ok, dicevo che noi non perdiamo le anime, ma curiamoci. Perdiamo le piume, perdiamo sostanzialmente le fiaschette Estus. E quindi poi quando si crepa male, come ha fatto il sottoscritto, bisogna recuperarle. Ora, prima di scendere sotto, io guarderei cosa c'è qui sopra. Ah, ma lui si suicidava? Ok, abbiamo preso il secondo tomo così? Ma che davvero? Ma davvero davvero? Ah no, ecco, il tomo della Fenice. Questo è il tomo di un altro boss. Beh, questa è già una rivelazione, perché significa che noi possiamo prendere i tomi non del prossimo boss, ma di vari boss. Può succedere qualsiasi cosa. Quindi equipaggiare le piume curative più potenti quando le trovi. Ciao, piuma cristallizzata. Tu ci piaci. Ah, vediamo un pochettino. Piuma accelerata.
Piuma cristallizzata, 240 punti vita, riduce del 30% i danni subiti per 4 secondi. È una piuma alla fine leggendaria. Come gli insetti catturati nell'ambra, questa piuma è rimasta intrappolata in un cristallo per secoli. Ah, 240 punti vita, sono tanti. Anche te sei 240, te soltanto 120. Beh, scusate, ma equipaggiamola allora. Però ne abbiamo soltanto due di queste, devo capirla questa cosa, perché magari invece ne abbiamo di... Ciao, Fenice. Che tu sia una boss fight. Piano, 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 piano. Ok. Abbiamo due boss in questa zona. Oh, che vuoi tu? Boomerang! Vabbè. Ma... No, prego, no. Scusate, ma io cosa dovevo fare? Esattamente, cosa dovevo fare io? Ragazzi, siamo impreparati a questi boss. Impreparati completamente. No, comunque le piume erano le stesse. Ora abbiamo un problema. Abbiamo due piume, tutte e due confinate, tra virgolette, in due boss. Vi lascio immaginare quanto la cosa possa essere poco sana per il sottoscritto. Allora, io direi... scusi, lei vuole esplodere. Brava. Attiriamola. Ok, attiriamo anche l'altra con un liscio incredibile. Perfetto. Abbattuta anche questa. Ora, ragazzuoli, abbiamo un grosso, enorme, incredibile problema. Oh! È crepa. Grazie. Pensavo si attivasse. Come si è attivato? Ah, così. Aia, che botta. Che botta. Ah, ragazzoli, qua abbiamo grossi problemi. Intanto ci curiamo. Questo l'abbiamo abbattuto. Qui non si può andare. Abbiamo assolutamente bisogno del secondo tomo per affrontare la Fenice. E comunque quest'altare ci diceva che c'era un boss. E noi siamo dei pirla. Oh, che bello, sembra un drago. Ma sarà una Fenice. Noi siamo dei pirla che l'abbiamo ascoltato. Va bene così. Scendiamo qui sotto un secondino. E non intendo un carceriere. Allora, qui abbiamo... Attenzione, eh. Pigliamo sto tomo, grazie. Guarda come ci crepiamo male qua. Guarda come ci crepiamo male. No, abbiamo sbagliato. Per quanto. Allora, di qua ci siamo già stati. Recuperiamo qualche punto vita. Questo abbiamo abbattuto, perfetto. Che tomo abbiamo recuperato? Ah, il secondo tomo della Fenice. Un tempo la Fenice era una creatura leggendaria, dimenticata tra le pagine di vecchi racconti, suo avatar un falso dio, un inganno celato dal fuoco. Con due cuori che battono separatamente, la Fenice ospita e sostenta il parassita con la sua energia infinita. Che figata! La Fenice è fighissima. Oh, guarda un po' dove siamo. Quindi di qua... siamo tornati sostanzialmente all'inizio, al pre coso, al pre avamposto, diciamo. Abbiamo 392 anime, chiamiamole così, ragazzi, giusto per intenderci. Grazie. Andiamo di qua. Possiamo fare una bella cosa, guardate, riposiamo perché dobbiamo riposare. Possiamo potenziare anche le piume, tra l'altro. Possiamo recuperare le piume. Il problema è che comporta un sacrificio di 160 frammenti, che
che io direi di sacrificare. Piume conservate 5, abbiamo di nuovo il massimo delle piume. Quindi è questa la particolarità del gioco: non perdiamo le anime, morendo, ma perdiamo le piume. Possiamo cercare di recuperarle oppure possiamo pagarle con le anime. Cosa che abbiamo fatto? Abbiamo anche un livellino da poterci mettere, signori. Io direi di metterci assolutamente un po' di vita. Ci vogliamo arrivare a 500 di vita pian piano? Dai, portiamola a 10 la vita. Portiamola a 10. Ok, bene così. Ah, ragazzoli, abbiamo esplorato qualcosina. Abbiamo scoperto che abbiamo ben due boss fight che ci attendono oltre questa zona. E direi che nel prossimo video cercheremo di fare magari la Fenice, se ci riusciamo, avendo già trovato i relativi tomi. Bella gente, io spero che questo video pieno di botte, che mamma mia, vi sia piaciuto. Se così lasciate un like, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo di seguire anche su Twitch da lunedì al venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!